che io amo tantissimo, il problema della parola e soprattutto del linguaggio in generale, e crea diciamo l'impossibilità di creare relazioni, di poter stare insieme con gli altri, anche con le famiglie purtroppo soffrono molto in questa situazione. L'AIDA è l'associazione italiana delle persone afasiche, quindi di tutte le persone che sono state colpite da questo disturbo del linguaggio che è dovuto a una lesione cerebrale. Il nostro primo obiettivo sì, sicuramente è la socializzazione, e quindi vogliamo che più persone insomma raggiungano questa realtà. Ovviamente il territorio non ci aiuta perché le varie città sono comunque lontane, quindi non è facile colmare queste distanze, però stiamo crescendo. L'associazione AIDA si incontra in biblioteca Villa Urbani ormai da anni, e questa presenza è preziosa, in primo luogo per l'associazione e i suoi associati, che in questo modo escono dal solito circuito dei controlli, degli esami, per incontrarsi in un ambiente in cui vedono persone di tutti i tipi, frequentato da grandi, da piccoli, da giovani, un ambiente vivo. E questa è la grande opportunità che la biblioteca offre alle associazioni. Al tempo stesso le associazioni svolgono un'azione proattiva verso la città nelle biblioteche. Per esempio, AIDA, oltre ad essere conosciuta da altre persone, ha proprio realizzato dei laboratori artistici per bambini e genitori in occasione del Natale. Grande soddisfazione di bambini e genitori che hanno ben compreso che chi proponeva questa attività era una persona segnata dalla vita, cioè aveva dovuto affrontare questo grande cambiamento nella sua vita.